E buongiorno ragazzi, benvenuti sulle Stalkabout. Questo è un video speciale per parlare di tutte queste piattaforme scam che stanno saltando fuori praticamente come funghi. Ne parliamo dopo la sigla. Prima di iniziare a parlare, come sempre, vi chiedo di lasciare un bel like sul video, di iscrivervi al canale e premere anche sulla campanella per rimanere aggiornati sui futuri video che verranno pubblicati sul canale. Dunque, parliamo di piattaforme scam perché la situazione sta sfuggendo un attimino di mano. Tutto era partito da Chainmine, quindi piattaforma di cloud mining dove noi versavamo una quota, potenziavamo il nostro computer preso in cloud che minava criptomonete e avevamo una rendita appunto di criptomonete in base a quanto ne spendevamo. Chainmine ha smesso di pagare. Ora c'è qualcuno super fiducioso che pensa ancora che Chainmine ripartirà. Io su queste cose sono sempre più che pessimista, quindi secondo me Chainmine ha finito, ha chiuso. C'è da dire che dopo Chainmine o anche durante Chainmine sono cominciate a saltare fuori piattaforme di questo genere di qualsiasi tipo. Queste piattaforme, sia chiaro, sono tutte scam, tutte, scammano tutte prima o poi. La differenza è che se Chainmine è durata abbastanza da farvi rientrare dei soldi investiti e anche da prenderne parecchi indietro, perché comunque chi è entrato con i giusti tempi su Chainmine si è fatto dei gran soldi, tutte le piattaforme che escono fuori adesso praticamente non danno neanche il tempo di iscriversi e già scammano. Quindi ragazzi, al momento state lontani da queste piattaforme. Diamo un'occhiata a com'è andata. Quindi Chainmine, ok, l'abbiamo detto, ha durato un po', ha pagato e poi ha smesso di pagare, se non sbaglio dal 30 dicembre. Ora lasciamo perdere se riprende o non riprende, per me appunto non riprende, c'è chi è fiducioso, va bene, per me è morta lì. Guardiamo le altre piattaforme, guardiamo Girali. Girali era una piattaforma che vi prometteva di raddoppiare i vostri soldi in 100 ore. E anche questa piattaforma all'inizio ha pagato, perché ci sono i vari gruppi Telegram per ogni piattaforma, gruppi italiani con dentro gli italiani, dove c'è gente che ci ha messo soldi e ci ha prelevato davvero il doppio, quindi c'è gente che ci ha fatto parecchi soldi, anche perché prendevano il doppio, rimettevano il doppio preso e lo raddoppiavano di nuovo, e ha funzionato fino a un certo punto. Poi Girali ha scammato, quindi ha chiuso. Chi era uscito bene, chi era dentro, ciao. In più, subito dopo che ha scammato, è nata un'altra piattaforma che si chiamava appunto girali.org, che prometteva di ridare i soldi persi di Girali. Infatti, se noi ci registravamo con lo stesso account di Girali, il sito ci recuperava il nostro account, ci recuperava il nostro investimento e ci diceva che ce li avrebbe ridati dopo 100 ore. Ma dopo 100 ore veniva fuori un messaggio con scritto che dovevamo versare il 5% per riavere il nostro capitale. Ovviamente era uno scam, non so se qualcuno di voi l'ha fatto, io mi auguro di no. Parliamo anche di Fast 10. Fast 10 funzionava più o meno come Chainmine, quindi si metteva una cripto, Chainmine lavorava solo su Bitcoin, Fast 10 lavorava su più cripto. Voi dovete mettere le cripto e Fasten vi prometteva un 10% al giorno. Fasten ha funzionato per un po', meno tempo di Girali se non sbaglio, comunque per un po' ha funzionato e poi semplicemente quando si andava a premere sul bottone del ritiro era sparita la schermata del ritiro, quindi anche lui ha scammato. Altra piattaforma dove tra l'altro sono riuscito a farci qualcosa anch'io era Syntex. Syntex funzionava esattamente come Girali, quindi vi dava il 100%, ma invece di 100 euro dava in 24 ore. Io vi ho fatto il video appena è uscita la piattaforma e la piattaforma è stata pagante, se non sbaglio, 4 giorni. Io sono riuscito a fare 3 volte il per 2, poi mi sono fermato chiaramente, perché queste piattaforme scammano. Se non sbaglio è durata 6 o 7 giorni. Quindi, i primi giorni benissimo, si andava a versare la cifra, 24 ore e veniva restituito il doppio. E ha funzionato. Dopo un po' semplicemente i ritiri non funzionavano più. In più Syntex ha usato una grandissima furbata, ovvero vi generava un link con un indirizzo e una cifra da mandare. Se voi sbagliavate la cifra, quei soldi non arrivavano, anche quando il sito funzionava correttamente. Questo perché? Perché tantissima gente ha sbagliato a fare il conto con le fees, quindi ha mandato una cifra diversa da quanto Syntex scriveva e Syntex diceva se mandate la cifra sbagliata i soldi non arrivano. Ovviamente no, perché se voi mandavate una cifra su quell'indirizzo, Syntex i soldi li prendeva. Però allacciandosi a sta cosa è riuscita a scammare un sacco di soldi alla gente che ha sbagliato la cifra e con quei soldi probabilmente ha pagato chi ha partecipato mettendo la cifra corretta. Quindi diciamo uno scam mentre facevano finta di funzionare. Anche qua su Syntex c'è chi si è fatto parecchi soldi, ma queste cose vi ripeto durano pochi giorni, per forza di cose durano pochi giorni, quindi non fatevi scammare. Evermind, se non sbaglio, è un'altra piattaforma nata da pochissimo, fa la stessa roba di Chainmine, quindi voi pagate, comprate potenza di calcolo su una sorta di computer in cloud che probabilmente neanche esiste a questo punto e verrete ripagati tot al giorno.
Non l'ho provata, ho aperto solo l'account, quello gratuito, non ho provato nulla, anche perché se non mettete un minimo non vi fa prelevare. Però ho sentito qualcuno che la sta ancora utilizzando perché pare ancora attiva e a quanto pare neanche questa non paga. Questo perché? Perché probabilmente Chainmine ha un po' lanciato una moda. Ha lanciato questa applicazione, un sacco di gente l'ha utilizzata, un sacco di gente ci ha messo soldi, un sacco di gente ha avuto soldi e poi ha chiuso. E chiaramente nella testa della gente si è accesa la lampadina del tipo: ma facciamolo anche noi. Quindi sono nate un sacco di piattaforme nate già con l'idea di scammare. A differenza di Chainmind, dove probabilmente il progetto di durare un po' c'era, perché comunque è durata un po', queste qua nascono già con l'idea di durare un po' di giorni, non dare neanche il tempo di rientrare a chi ci ha messo il primo investimento e poi scammare. Quindi in questo momento non iscrivetevi a nessuna di queste piattaforme. Io adesso ho fatto una playlist apposta, l'ho chiamata Let's Talk About Scam. Vi ho messo tutte le piattaforme che hanno scammato e che scammano, in modo che possiate guardare i video, vedete come funzionano. Ci sono i link per l'iscrizione. Se volete iscrivervi per vedere com'è, fatela, ma fatevi l'account gratuito, perché sappiate che quelle piattaforme sono scam o hanno già scammato. Al momento, se volete farvi una rendita senza esporvi a queste piattaforme, quindi a zero rischio scam, potete usare RoyalQ. RoyalQ è un bot che semplicemente va a fare trading su Binance. Quindi vi ho fatto un video, ve lo lascio qua sopra e qua sotto in descrizione. Cosa fa questo bot? Si attacca al vostro account di Binance e va semplicemente a fare trading di criptovalute. Quindi quando la cripto scende la va a acquistare e quando sale la va a vendere. Fa così tutto il giorno, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È come se foste voi stessi a fare trading, ma ci pensa il bot. Questa chiaramente è un'applicazione strafunzionante, i soldi non si muovono da Binance, quindi voi non li caricate da nessuna parte, i soldi stanno su Binance. Il bot ha solo l'autorizzazione per fare trading, non può fare prelievi, quindi nessuno può toccare i vostri soldi, questo è importantissimo, e andrete a fare trading automatico. Questo dà sicuramente una buona rendita, non vi dà il 10% al giorno come promettevano quelle piattaforme, ma vi dà sicuramente una buona rendita. Quindi vi consiglio assolutamente di dare uno sguardo al video e magari provare il bot. E per questo video, ragazzi, è tutto. Io vi ringrazio di essere arrivati fin qua. Se non l'aveste ancora fatto, vi chiedo di lasciare un bel like su questo video per aiutarmi a far crescere il canale. E se non l'aveste già fatto, anche di iscrivervi al canale e premere sulla campanella. Ciao e al prossimo video!